Buongiorno a tutti e bentrovati. Quest'oggi siamo con Vito Pietrapertosa, che è responsabile dell'area sicurezza e system engineer presso PC System. Buongiorno Vito. Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti. Ecco, diciamo subito che anche Vito ormai è un veterano di Caseia, perché sono più di 4 anni che lavora con Caseia, e allora sicuramente ha qualche spunto interessante da darci. Allora Vito, ti faccio subito una prima domanda, e cioè come è cambiata la tua vita professionale da quando hai iniziato a usare Caseia? Sì, da quando abbiamo iniziato a usare Caseia, siamo molto più rilassati nell'ambiente lavorativo, perché prima rincorrevamo i problemi, andavamo presso il cliente, quindi spostamenti, quindi in qualche modo rincorravamo quelle che erano le problematiche, sempre con il fiato sul collo, e questo non ci permetteva di riflettere su quali potevano essere le varie cause di vari problemi. Con Caseia usciamo molto di meno, siamo più rilassati, riusciamo a non solo a risolvere i problemi, ma anche a capire tante volte anche a prevenire determinate problematiche. Di conseguenza abbiamo molto più soddisfazione nel lavoro che facciamo. Ho capito, quindi diciamo che Caseia viene utilizzato anche come proprio strumento per lavorare meglio, proprio operativamente per lavorare. Assolutamente sì, potrei dire che Caseia ha migliorato la nostra qualità, tra virgolette, di vita nell'ambito lavorativo. Ho capito. Sicuramente sì. Senti, allora, visto che in 4 anni ne avrei viste un po' di tutti i colori con Caseia, la seconda domanda che volevo farti è questa: qual è una cosa proprio bella che fai o che hai fatto in passato con Caseia e che dici: questa è proprio bella e devo dirla a qualcuno, perché sennò muoio? Sì, ce ne sarebbero tante da raccontare, ma quella che mi viene in mente è un po' di tempo fa, quando avevamo deciso di cambiare prodotto antivirus, e quindi bisognava cambiare agent su circa 700 macchine, e quindi questo comportava la disinstallazione del vecchio client, pulizia del PC, ristallazione del nuovo client, tutte operazioni che sono semplici, però fatte per un numero di client così spropositato, diventava veramente noioso e diciamo duraturo nel tempo. Allora mi sono detto: perché non sfruttare una delle tante peculiarità di Caseia per poter risolvere questo problema nel brevissimo tempo? E quindi mi sono messo lì in un paio di giorni, 3 giorni al massimo, riuscii a creare una procedura attraverso Caseia che mi permettesse di fare questo in maniera automatica, e il risultato: dopo una settimana io avevo già il mio parco clienti con l'antivirus aggiornato. È stato molto soddisfacente questo. Ho capito, quindi diciamo più che una funzionalità specifica di Caseia, quindi hai usato una possibilità che ti dà Caseia, cioè quella di automatizzare un lavoro che altrimenti avresti dovuto fare a mano. Sì, assolutamente sì, sì, è una delle possibilità che offre Caseia, ce ne sarebbero anche tante da raccontare, anche diciamo sulla sfera del monitoraggio e della prevenzione. Però diciamo questa fu una delle problematiche che ho risolto diciamo agli albori, quando si utilizzava per la prima volta Caseia, quindi mi è rimasta impressa, perché capii subito quali erano le potenzialità di questo strumento. Ho capito. Cioè, ti ringrazio per questa osservazione che ci hai fatto. Per andare verso la conclusione ti chiedo 3 aggettivi che per te definiscono Caseia. Sì, credo che Caseia sia uno strumento potente, correggimi se sbaglio, ma probabilmente questa osservazione è stata fatta, penso, da tutti. E poi sicuramente uno strumento creativo, e oserei dire divertente, potente, perché quello che puoi fare con Caseia è veramente
diciamo abbastanza, sì, esatto, e questo diciamo introduce la parte di creatività che uno può avere nel lavoro, perché uno potrebbe inventarsi una procedura particolare e automatizzarla, potrebbe gestire un lavoro in tanti modi diversi secondo magari le caratteristiche che ha nella struttura dell'assistenza. Mi viene in mente si potrebbero diciamo definire delle procedure che permettono di monitorare un problema e risolverlo automaticamente senza che nessun'altra persona intervenga. Questo è fantastico. Certo. E poi sicuramente è divertente lavorare in questo modo, perché ogni giorno che lavori con Caseya vieni stimolato a trovare nuove soluzioni, ma con un'ottica della proattività, e quindi c'è ogni giorno magari uno ci mette del suo, e questo rende diciamo il lavoro molto più soddisfacente e molto più stimolante. E questa è una cosa che mi sento di sottolineare e che mi rende felice quando risolvo i problemi in questo modo. Ho capito. Mi fa piacere che ci sia qualcuno che utilizza ancora l'aggettivo divertente o felice associato all'attività lavorativa, e ti ringrazio di aver tirato fuori questo argomento e questa opportunità. Grazie a te. Per il momento allora noi ti ringraziamo di questa tua disponibilità e ti auguriamo buon lavoro naturalmente con Caseya. Un saluto. Grazie, ciao a tutti, ciao Claudio.